Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto a Dio. Vi trovate come al solito addosso a un piantone d'eliva. Eccolo qua. E andiamo avanti con la prossima lezione sull'orto estivo. Anche se adesso in realtà stiamo parlando di orto invernale, perché qui dove ho piantato i piselli, ho fatto dei filari dei piselli che speriamo che spuntano. E lì giù ho messo le fave, ve le faccio vedere. Se vedete lì giù, fino in fondo, fino alla rete, in mezzo a quelle erbacce che dovrei estirpare, ci sono un sacco di fave. E quindi abbiamo messo queste due leguminose che ci fertilizzeranno il terreno. Qui il terreno non è ottimo come da altre parti, però per le leguminose va bene. Ora però vogliamo creare una protezione per le fave e per i piselli, per evitare che ci vadano gli animali, gli insetti. Quindi come potete vedere che ho fatto tutto un bordo con la cenere, come faccio nell'orto. La cenere della stufa la uso sul bordo per tenere lontane le lumache. Stiamo anche piantando l'aglio, perché l'aglio, come le cipolle, come tutte le liliacee, come altre piante anche, hanno delle sostanze fastidiose per gli insetti che le tengono lontane, e quindi questa distanza qua, ogni 20-25 cm, ogni palmo di mia mano sto mettendo uno spicchio d'aglio. L'aglio è molto semplice, io questo l'ho comprato in frutteria addirittura, nemmeno l'ho dovuto comprare da semina, basta seminare gli spicchi. E l'aglio, da mo che si poteva seminare, comincia a diventare anche un po' tardi, però si fa ancora in tempo. Quindi il metodo è molto semplice. Dopo che avrò seminato tutti gli agli, ovviamente darò un'annaffiatina. Nel frattempo levo le infestanti, quelle che riesco perché sono tante, e le rimetto sul terreno come pacciamatura. Quindi vediamo nello specifico un po' la piantata di agli come funziona. Sfruttiamo un momento che il terreno è morbido, così anche in questo caso dobbiamo limitarci solo a fare un buchino con il dito e possiamo piantare il nostro aglio lì nel buchino. Non riesco a trovare una posizione per farvi sta comodi a vedere. Vabbè, non si vedrà un cazzo comunque, nel senso era semplice, si prende uno spicchio per volta. Ero arrivato fino a qua, quindi ricomincio da qua. Fai un buco col dito, o manni dentro, sotto un paio di centimetri massimo, e poi vai avanti col prossimo. Ah, vedi, già ci ho trovato qua un aglio. Ci ho già messo. Andate a vedere. C'è stato a capire in cazzo, beh. Non lo so. Facciamo così. Ora sarà appoggiato sull'altro aglio. Quindi dove l'avevo messo? Occhio che alcuni spicchi sono grossi e se li spacchi ti accorgi che in realtà sono già diventati due spicchi, quindi poi fa una doppia semina.
Qua. Vabbè, il principio mi sembra chiaro e semplice. Quindi mano a mano sui bordi mettiamo le liliacee. Possiamo mettere l'aglio, possiamo mettere la cipolla, tutti i tipi di cipolla, lo scalogno, possiamo mettere il porro. Possiamo mettere gli asparagi, anche gli asparagi sono delle liliacee. Se no possiamo mettere il basilico, anche quello tiene lontano parecchi insetti. Se no possiamo mettere le solenacee che sono un'altra grande famiglia. Oh, quest'aglio è già germogliato. Le solenacee sono un'altra grande famiglia e anche quelle, come le liliacee, hanno delle sostanze velenose per gli insetti. E le solenacee sono le patate, sono il tabacco, sono il pomodoro, la melanzana, il peperone, il peperoncino. Tutte queste sono solenacee. Le liliacee che abbiamo detto prima non sono le poche che ho detto, ma le liliacee sono tutte quelle piante che hanno un bulbo sotto, hanno tipo una cipolla. Quindi immaginatevi anche, che ne so, il ciclamino, per dire. E tutti quei fiori, tutte quelle piante che non sono commestibili, ma che comunque hanno sotto un bulbo. Il lampacione, qua se ne trovano tanti di lampacioni spontanei. Tutte queste sono tutte liliacee. Le solenacee l'abbiamo dette. C'è la calendula, qua ne cresce tanta selvatica, dietro di voi c'è un cespuglio di calendula. Pure quella è buona, non solo per tenere lontani gli insetti, ma anche per l'impollinazione. Comunque, insomma, se state a vedere com'è il mio lavoro, qua gli metto un orsettetto così mi segno dove sono arrivato. Non so se mi bastano gli agli, allora vado a fare pure l'altro lato. Beh, insomma, è stato tutto chiaro. Vi saluto, alla prossima. Ciao.